Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale Ai Caterpie. Quest'oggi è il turno di Stogioner B-Max. Prima però, sigla. Bene, eccoci qua, pronti per vedere insieme la lista di Stogioner B-Max. Allora, nel momento in cui ho montato per la prima volta lo Stogioner, ho pensato che di per sé, ed è il motivo per cui non l'avevo mai preso in considerazione, di per sé il Pokémon non ha assolutamente nulla per essere interessante. Ha un primo attacco che non cura abbastanza, ha un secondo attacco che non fa abbastanza, per cui l'unica cosa che avevo pensato inizialmente è quella di caricare velocemente lo Stogioner mediante Rose o Bea. Che sono entrambe versioni che ho provato e il risultato non è stato assolutamente soddisfacente, perché di base, anche qualora riuscissimo a stare al passo con gli altri mazzi in termini di velocità, ci troveremmo in una situazione in cui dovremmo comunque dare il KO in due colpi, e anche nel momento in cui giochiamo contro un mazzo tipo Zacian, il KO in due colpi significa che anche l'avversario ci fa il KO in due colpi, a meno di non usare il primo attacco, e allora siamo pronto a capo. Per cui, cosa ho pensato? Di sfruttare un po' di più il primo attacco e in generale fare in modo che il mazzo diventi un enorme stall con la possibilità di attaccare. In che senso? Nel mazzo sfruttiamo le Stone Energy. Ogni energia di queste fa sì che il danno fatto a Stogioner sia ridotto di 20. Ne abbiamo 4, idealmente assegnate 4, meno 80. Con tanto di full face guard, è una tool che dice se il Pokémon cui è assegnata non ha abilità, subisce 20 danni in meno dagli attacchi. Per cui, idealmente, vogliamo subire 100 danni in meno. Fai che un'energia non c'è nei premi, meno 80, almeno è un po' più veritiero. Dopodiché, in DD, se in panchina, cura il Pokémon attivo di 20 danni. Anche qui non avremo idealmente 4 in DD in panchina, 3 tuttavia sì, per cui abbiamo un meno 80 a cui andiamo a sommare i 60 danni che curiamo, per cui 6 e 8, 14, meno 140. Una delle nuove carte uscite in Fusion Strike è Cook, cuoco, cura di 70 danni al Pokémon attivo, 210. Ogni turno possiamo curare 210 danni che ci vengono fatti senza l'utilizzo del primo attacco, per cui meno 200 danni tutti i turni e continuamente fare l'attacco. A questo di per sé il mazzo è questo, ok? Se vedete le supporte, l'unica supporta di pescaggio è Professor Research, perché è l'unica cosa che attualmente può servirci per andare a trovare le energie, più che altro. Come ho pensato il mazzo? Il mazzo l'ho pensato tramite la combinazione di Oranguru e Altaria. Altaria mette in cima al mazzo una supporter, Oranguru scambia la carta, per cui abbiamo sempre una supporter in mano. Per cui uno Stogioner davanti, Oranguru e Altaria in panchina con 3 NDD. Questa è la formazione. Meno 210 danni curati tutti i turni, con la possibilità di avere 4 Great Ball, 4 Level Ball, 4 Quick Ball per settarci all'inizio. Perché non ci sono gli Evolution, ci sono le Great Ball, nonostante abbiamo solo 15 Pokémon? Ci sono le Great Ball perché non c'è di meglio. Una carta però che è sempre uscita in Fusion Strike e che inizierò a usare spesso, soprattutto in occasione di mazzi particolari che vedremo in futuro, è l'Adventure Discovery. Cerca il mazzo tra poco un V e mettere in mano. In questo mazzo è particolarmente figa perché fa sì che le altre bolle ci servano solamente per prendere Altaria e Oranguru, perché una Discovery ci fa prendere Stogioner, Stogioner VMAX e NDD. Fantastico. Un Boss Order, 4 Cook, 3 Center Lady e 4 Palpad. È difficile che se l'avversario non fa più di 210 danni, non ci fa mai KO. E con i meno 80 slash meno 100 che subiamo, questo Stogioner diventa enorme. Nel mazzo ci sono 3 Galarmine. Perché ci sono i Galarmine? Perché mi serviva qualcosa, una stadio, per counterare la picca avversaria. È vero che Stogioner non ha abilità, ma in DD sì, a me serve l'abilità di in DD. Per cui, nota contro cosa perdiamo, se l'avversario perdiamo contro Urshifu, la maggior parte degli NC che vedrete perderà contro Urshifu, fa fuori Altaria Oranguru e noi non ci settiamo, perdiamo contro tutti quelli che capiscono che devono fare 3 KO dietro sugli NDD. È anche vero che nel momento in cui mi fai doppio boss order dietro sui 2 NDD, magari il terzo non te lo metto giù, aspetto che tu faccia KO Altaria Oranguru, però
Generalmente la strategia per vincere contro questo mazzo è attaccare NDD. Chi non capisce o non riesce per qualunque mille motivo ad attaccare NDD e attacca Stonejourner, vi assicuro che quello Stonejourner non andrà giù. Per cui ho registrato una partita, un estratto direttamente da live, ve la faccio vedere perché è venuta particolarmente bene. Per cui godetevi la partita, questo è Stonejourner VMAX. Ciao Caterpillars, questo canale è partner con Po Town Store, il negozio numero uno online per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili. Ottenere questi codici è semplice, andate sul sito, comprate quello che volete e controllate la vostra mail perché i codici vi arriveranno automaticamente in un attimo. In più, usando il codice iCaterpie avrete diritto al 5% di sconto su tutti gli acquisti. Cosa state aspettando? Scegliete subito Po Town Store. Allora, da questo momento stiamo registrando, andiamo a vedere se riusciamo a portare a casa qualche partita vittoriosa con Stonejourner. Una lista che ancora, in realtà, non so bene se considerare definitiva o meno, però vediamo. Allora, una buona partenza, un'ottima partenza. Vediamo chi, contro chi o cosa sono. Zacian, parto con la Great. Questo non lo volevo. Meglio Swablu, per come sono messo in questo momento, meglio Swablu. Speriamo con la Great di prendere uno tra Swablu e e ora Angulo, trove. Marni. È andata bene. Fan of Waves, chiaramente. Allora, bel top deck. Questo mi sa che mi serve. $2.30, $3.30. No, in realtà no, non mi ammazza comunque in un colpo. Non mi avrebbe fatto schifo pescare qualcosa, però va bene. Qualcosa intendo energia. Swablu. C'è di tutto qua dentro, energia. Salvo il Cook, come non detto. Ok. NDD. Allora, non male. Considerando che senza usare la supporto di turno per curare ho curato 180 danni, non male.
Non male. Ora, ho già fuori le due research. Scappato? Perché sei scappato? Paura! Bello sto top deck. Ok, allora, da questo momento inizio a essere grosso. Nel senso che... La Great Ball non mi serve. Questa sì. Metto in cima un Cook. Da questo momento il mazzo è strutturato esattamente per fare questo. Arrivare alla situazione in cui c'è uno Stonejourner enorme davanti, perché anche senza la tool, voglio la tool ovviamente, però anche senza la tool, questo Stonejourner in questo momento ha 3,30 di vita e para di 40. Anche con il ludicolo non mi ammazza. La research. Perché sta giocando la Center Lady, la Crystal Cave? Queste carte che non servono assolutamente a niente in quel mazzo. Ciao Nagi, cosa hai detto bene? Sei venuto a prevedere all'opera il dio Stonejourner? 3,30 meno 40. Per cui, curo. 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 Allora. Sto pensando, se lui adesso fa switch e mi attacca, mi fa 2,30, 2,30 meno 60. Meno 60 sono 170, sono giusti giusti per il KO. E questo non è ovviamente accettabile. Facciamo così, va. Ok. Mi ha fatto 330 danni. Alla fine del turno mi rimangono sopra 40 danni. Non male. Vuol dire che in un turno ho curato 190. Questa ha l'Aurora per attaccare con ludicolo. Ah, non può attaccare a meno di non usare uno switch. Escape rope. Quindi mi può attaccare. Non voglio perdere l'altare perché è troppo importante. Io ho paura che mandando avanti l'Oranguru lui non me lo faccia KO. Me lo lasci davanti. Ok, io ho comunque un Cook in cima. Qui posso provare. Vado avanti al tale che li tira gratis. Ok, ho scelto di attaccarmelo, va bene. Ho perso un'Altaria e sicuramente un enorme danno. Però ho uno Stonejourner pulito che in questo momento inizia ad attaccare Zacian. Voilà, uno, due. Non ho più né Swap né Altaria, vuol dire che sono entrambi nei premi. Devo fare i premi.
Attacco. Mi sono curato davvero di tanti tanti danni finora e posso ancora continuare. Mi secca abbastanza il fatto che non ci sia il meglio di Hook e Sentier Lady per curare, però... Devo sta attaccando, sta caricando ludicolo, senza nessun motivo apparente. Riesce ad attaccare con ludicolo che mi fa 120, meno 60, mi fa 60 danni, che vengono curati dai 3 NDD. Ok, premio gratis, lo accetto. Non ho idea del perché sia uscito con Ludicolo, onestamente, non ne ho idea. Ah, non attacca neanche. Voleva semplicemente guadagnare un turno. Allora, buona la full face. Metto in cima Cook nel caso mi facesse Marni. Ho comunque trovato una sentier lei. Un altro NDD, buono. Allora, qualora lui mi facesse un'altra volta 330, io paro di 2, 4, 6, 8. Quindi paro di 80, per cui a 330 tolgo 80 e diventano 250. Meno altri 80. Diventano 170. Meno 70 diventano 100. Per cui... Per farmi il KO lui deve riuscire a fare 3,30 due volte di fila. Non è semplice, è scontato. Cape Crobat. Ah, la cosa più intelligente è iniziare a fare i boss order dietro, ora che ha la possibilità, visto che ha preso Altaria. Ghiacciare per curare, perché il mazzo è strano, non stupido. Ok, Altaria, Birdkeeper, quindi poi il prossimo turno. Eccoci qua. Sono 230. Che diventano 150. Ragazzi, Zachan, che è uno dei Pokémon con un attacco singolo più alto del gioco, mi ha appena fatto 0 danni in un turno. 0. Ho curato tutto. Well play. Grazie. Grazie, grazie. GG. La quarta stone. Fantastico. Non male. Not bad, not bad at all. Tra le ultime due carte rimaste nei premi, uno swap e un altare. NC, raga, questi sono gli NC che ci piacciono. Tirare davanti uno Stonjourner che para di 100 danni, si cura di 80. Allora, hai capito che devi fare il boss? Sì, deve fare il boss, questa partita si vince così. Sì, no, però Zachan non può fare danni dietro. Per cui Zachan vince se mi fa KO e 3 NDD. E per questo mazzo è un NC. Ok? Ma se mi attacchi lo Stonjourner, non ne esci.
Ne metto in cima il Cook. Speravo in una bella boss sword, ma va bene comunque. Ciao Graziano, è appena nato questo stongione, sarà il prossimo NC che porterò sul canale. Il primo NC è stato Lapras, questo sarà il prossimo. La pozione che cura è ingiocabile abbastanza, soprattutto nel momento in cui non ci sono più le riciclo. Già prima con le riciclo non era al massimo, per cui immagina senza. Questo stongione è qui dall'inizio della partita, non è ancora andato giù, raga. Bagno circense. Altaria. Niente. 230 che diventano 150. Curo. 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 No, niente ghiaccioli, raga, niente ghiaccioli. Palpad, rimetto dentro uno e due. Rimetto nel mazzo. Va bene, rimango purtroppo io e good deck. Grazie. Io e good deck too. Anche tu hai un bel mazzo. Abbiamo tutti un bel mazzo. Tutti pieni di bei mazzi. Beh, anche se adesso mi tira fuori un... Allora, io penso che lui si fosse tenuto un eventuale KO di ludicolo. Il discorso però è che questo stongione non va giù, raga. Non va giù. Per due volte abbiamo curato i 330 danni grazie all'attacco, lo Stone Gift. Gli altri 230 sono andati giù abbastanza facilmente. Ok, ritira, manda Altaria. Energia, quanta energia? Ah, non ho ben capito il motivo dell'Aurora, ad essere sincero. Center Lady, torna in cima. Quick. Prendo il capo. Ciao Altaria. Ecco il ludicolo. I 330 danni non bastano. Vabbè, ragazzi, stiamo parlando di un Zacian ludicolo che ha due fan. I due fan, non capisco il perché del doppio fan. Scatola speciale. Ah, è proprio. È stratarato contro Mew questo mazzo. Tronos che scatta l'energia speciale. I fan per farla sparire. Sono 250. Non perdiamo tempo nel curarli. Semplicemente facciamo il nostro attacco per vincere questa partita. GG. GG. Grandissima. GG. Molti, se non la maggior parte, se non praticamente tutti gli NC che vedrete portare sul video avranno al loro interno estratti delle live. Perché avranno estratti delle live? Per tanti vari motivi, principalmente perché non tutti i mazzi hanno la capacità di funzionare sempre bene, per cui se c'è qualche partita che è venuta particolarmente bene per qualunque motivo, preferisco portarvi direttamente quella piuttosto che andare a spendere ore per cercare di rifarla. Alla fine stiamo comunque parlando di mazzi non competitivi, per cui non è scontato che funzionino sempre. Il mio obiettivo, quello che sto cercando di fare con questa serie, è offrire
fornirvi delle liste che siano il più consistente possibili e che offrano una strategia quanto più interessante e divertente possibile. Se poi arriva anche qualche risultato, ben venga. Detto questo, spero che questo enorme muro vi sia piaciuto, così fosse mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con il prossimo video e tutte le sere live su YouTube. Ciao Caterpies!